Premessa, ragazzi, non farò assolutamente il post partita della Juventus perché abbiamo un conto, ragazzi, in campionato parlo delle rivali della Roma da romanista, ma delle amichevoli mi importa davvero poco, quindi visto che me lo state chiedendo, tempestandomi di domande, non lo farò né della Juventus né del Milan. La Roma l'ho vista tutta, la Juventus l'ho vista tutta perché aspettavo la Roma, il Milan mi ero detto vedo il primo tempo, cioè vedo la Roma e poi vedrò il secondo tempo del Milan quando la Roma finirà. In realtà poi mi sono bioccato, quindi non l'ho vista, però ho visto la Juventus, non farò il post partita. Quello che però voglio andare a dirvi oggi, ragazzi, è che non hanno fatto manco un tempo a chiedermi che cosa fare con Favilli, che Allegri lo ha detto, Favilli andrà al Genoa. Io vi vado a leggere che ha detto Allegri alle 9 e un quarto. Favilli è un ragazzo giovane che ha buone potenzialità, ma credo sia destinato al Genoa. Questa qui poi vabbè, ovviamente poi ha prolungato parlando della Juventus. Questa era l'affermazione su Favilli. Allora, ragazzi, io quello che vi dico è di volare basso. La Juventus non può tenere Favilli, cioè io ho letto alcuni tifosi della Juventus che mi dicevano per me va tenuto, è un gran giocatore, indubbiamente è uno che potrebbe far bene, ma io sono d'accordo con voi, cioè indubbiamente Favilli potrebbe far bene anche perché è un classe 97, quindi ha 21 anni circa, 21 anni appena compiuti, è molto giovane, non c'ha sta grandissima esperienza, però dove ha giocato ha sempre fatto benino, ad Ascoli ad esempio, ad Ascoli ha fatto molto bene, è stato 2 anni, ha fatto diciamo una quindicina di gol, però giocava con il contagocce, sì, spesso magari un po' ha tradito le aspettative, però ieri insomma ha dimostrato di poter fare grandi cose e resta comunque un amichevole. Però ragazzi, capiamoci un attimo, ma tenere Favilli in squadra significherebbe per la Juventus, secondo il mio punto di vista, bruciarlo, perché ma dove trova spazio con Dybala, con Cristiano Ronaldo, con Higuaín che è ancora lì, che si parla qui e lì, è ancora lì, con Mandzukic, con Douglas Costa, con Bernardeschi, tutto il comparto offensivo, perché poi il mister della Juventus sceglierà che modulo fare, insomma, riguardando anche i giocatori che ha a disposizione, con Bernardeschi, con Cuadrado, c'ha un'infinità di attaccanti, tra esterni d'attacco e punte, che Favilli per me non troverebbe spazio. Io credo che il passaggio al Genoa, che il suo prestito al Genoa potrebbe solo che fargli bene. Alla fine va detto che la Juventus ha fatto una spesa parecchio importante per tenerlo, cioè per prenderselo, per accaparrarselo. Diciamo che alla fine ha speso la bellezza di 7 milioni e mezzo di euro. È anche vero che è un prodotto della Juventus, della primavera della Juventus, cioè non è che è proprio un prodotto, lo ha preso in prestito e ha dimostrato tante cose. Poi il Livorno, cioè l'Ascoli se l'ha comprato dal Livorno per 3 milioni, a Livorno no, all'Ascoli ha fatto benino, diciamo che ora la Juventus ci ha messo le mani sopra. Indubbiamente, secondo me, la Juventus deve prestarlo. Il Genoa, che fra le altre cose non ha nemmeno un attacco poi così brillante, si sta muovendo molto per quanto riguarda il calciomercato, però diciamo che finora in avanti è un po' così e così. Io vado a guardare gli attaccanti, vado a vedere gli attaccanti del Genoa. Ragazzi, gli attaccanti del Genoa per il momento sono comunque Galabinov, Piatek, Lapadula, Pandev, che è una mezzala, quindi insomma io penso che questo sia un ragionamento che si possa fare. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un commento qua sotto, mi raccomando, lasciami piacere se volete altri approfondimenti su dei giocatori diversi, magari da Favilli, se qualche giocatore vi interessa, magari parlerò anche di Arias. Fatemelo sapere con un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, mi raccomando. Vi invito come sempre a seguirmi, se vi va, sul mio secondo canale, mi chiamo Sequalf 2.0 e pubblico video non inerenti al mondo del calcio, oppure se vi interessa solamente il calcio, ma anche se vi interessa anche il calcio, Simone Sequalf trattino basso official su Instagram. Su Instagram TV pubblico 2 video al giorno, molto brevi, in cui parlo di colpi fatti di calciomercato. Vi ringrazio come sempre per la visione. Voi che ne pensate, Favilli? Dove lo piazzereste? Fatemelo sapere. Alla Juventus, al Genoa, lo terreste? Questo è un po' il mio commento. Buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.